Divano Football Club è una sketchcom, quindi una sitcom basata su brevi sketch di 6 minuti, che ha la centralità di questo divano, Divano Birra Moretti, che è una nuova icona, è un luogo che abbiamo costruito per ridare centralità al tifoso, a colui che di calcio si nutre, che mangia calcio tutti i giorni. Quindi è una situation in cui tre amici, amici per la pelle, quindi amici da lungo tempo, si trovano regolarmente per vedere il posticipo, qualunque posticipo, di qualunque posticipo si tratti, quindi noi non vedremo mai immagini della partita, vedremo però l'interazione tra questi tre personaggi, che quindi ci permetterà di vedere il calcio attraverso gli occhi dei veri tifosi, che è un po' quello che ci piacerebbe essere il ruolo di Birra Moretti nel mondo del calcio. Su questo divano si vivrà come vivono tutti i tifosi italiani nel momento del tifo appassionato, si appoggia il cervello in un'altra stanza e ci si abbandona con la panza e con lo stomaco al tifo scatenato, questo è un po' il mood, diciamo. Io sono Rita, la moglie di Pietro, che è interpretato da Ugo Di Ghero, che vive questa sua passione per il calcio in un seminterrato che si è arredato e di cui lui è il padrone incontrastato. Io quando ci sono le partite non ci posso nemmeno mettere piede, però diciamo che concludiamo insieme le nostre giornate, diciamo che la conclusione della giornata è sempre il ritorno alla coppia. No, nella nostra vita noi guardiamo sempre le partite insieme dall'82, dalla finale di dalla finale di Italia-Germania dell'82, guardiamo sempre questo divano. Infatti, siccome abbiamo già il divano in casa nostro, che è proprio nostro, abbiamo deciso di fare questa sitcom, diciamo, risparmiando sulla scenografia e usando il nostro divano, che è questo qui. Quindi è tutto vero. Il mio personaggio, che sono qui come ospite per qualche puntata, appunto viene qua perché vuole appunto pulire il salotto, pulire il divano, che è un po' la loro tana, quindi ovviamente la presenza femminile, che vuole mettere ordine, non è molto gradita, quindi diciamo assolutamente disturbo. Anzi, cioè più viene meglio è, infatti lui che fa anche l'autore, io sempre insisto sul fatto che lui deve scrivere ancora di più, cioè più donne e meno noi e più rapporti, soprattutto. E più rapporti, molti rapporti, il calcio in sottofondo, più divano e più donne.